Lunedì 28 marzo, buon pomeriggio da Luca Scattarella. Dopo 33 giorni di guerra, cresce l'attesa per la ripresa dei negoziati tra Ucraina e Russia, previsti per domani dalle 9 di mattina in Turchia. Il presidente ucraino Zelensky apre alla neutralità chiesta da Mosca, ma non al riconoscimento delle repubbliche autodichiaratesi indipendenti del Donbass e della Crimea. Intanto c'è stata una nuova telefonata tra il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi e il presidente ucraino Zelensky. Al centro dei colloqui gli sviluppi sulla guerra. Zelensky si è lamentato per il blocco dei corridoi umanitari imposti dai russi. Draghi ha ribadito il fermo sostegno del governo italiano al popolo ucraino e l'impegno dell'Italia per porre fine al conflitto. E sul conflitto Russia-Ucraina è intervenuto oggi anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ospite dell'Università di Trieste nel discorso di inaugurazione dell'anno accademico. Non troviamo, ha detto Mattarella, una motivazione razionale alla guerra. L'Italia sta rispondendo con solidarietà, con l'accoglienza dei profughi, ma serve, ha concluso il Capo dello Stato, un dialogo per chiudere la guerra immediatamente. Nella notte degli Oscar trionfa Coda di Sia Nader come miglior film con Jane Campion che diventa la terza donna nella storia dell'Oscar a vincere come miglior regista. Niente da fare per il film italiano è stata La mano di Dio di Sorrentino, ma a rubare la scena ci ha pensato l'attore Will Smith, prima dando uno schiaffo al comico Chris Rock dopo una battuta infelice sulla calvizie della moglie e poi ritirando in lacrime il premio come miglior attore nel film Una famiglia vincente. Nella Formula 1 Max Verstappen rovina la festa Ferrari trionfando a Jeddah nel GP dell'Arabia Saudita dopo uno spettacolare duello con Leclerc durato fino all'ultimo giro. Il ferrarista Sainz chiude il podio mentre notte fonda per la Mercedes, con Russell che chiude quinto mentre il 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton è arrivato decimo dopo essere scattato dalla 16ª posizione. Questa sera gli azzurri del CT Roberto Mancini tornano in campo contro la Turchia, dopo la sciagurata eliminazione dai mondiali in Qatar 2022 ad opera della Macedonia del Nord. Saranno 9 gli assenti rispetto all'ultima partita, mentre continuano le voci sul futuro del tecnico Roberto Mancini, che non ha ancora sciolto la riserva sulla sua possibile permanenza sulla panchina azzurra. Grazie per averci seguito, il prossimo giornale radio è tra meno di un'ora.